Sciopero nazionale della OSB con i lavoratori della sanità anche in Abruzzo. Sotto l'assessorato a Pescara una richiesta di incontro per chiedere all'assessore Veria a che punto è il rilancio della sanità abruzzese e quale sarà, dicono, il futuro degli appalti prossimi alla scadenza, con centinaia di lavoratori coinvolti e lasciati nell'incertezza dopo anni di esperienza maturate dopo il loro sacrificio nel corso della pandemia al pari del personale dell'ASL. Una delegazione è stata ricevuta in regione a manifestare soprattutto i lavoratori della ASL Chieti Lanciano Vasto. Joseph Scutti, lei è magazziniera all'ospedale di Lanciano. Per cosa manifestate e soprattutto chi manifesta? Allora, noi siamo un po' tutte le categorie che lavorano all'interno dell'ospedale, della pubblica sanità, però facciamo parte a diverse ditte. Logicamente, a queste condizioni, i costi sono aumentati a dismisura e in realtà poi il lavoro è peggiorato in tutti i sensi, nel senso anche di buste paga, ma di personale, di quello che può essere la professionalità anche delle figure che stanno all'interno dell'ospedale. Noi qui stiamo manifestando perché ormai sono 10 anni che vorremmo un lavoro sicuro. Lavoriamo all'interno della sanità, c'è stata la pandemia, ci sono state tante questioni che si poteva cercare di migliorare. Quindi voi che fate parte di queste cooperative dite noi vogliamo essere assunti all'interno dell'ASL. Sì, anche perché siccome ne esistono talmente tante di cooperative e per diverse figure, praticamente gli OSS, gli operatori sanitari hanno la loro cooperativa. Gli ausiliari hanno la loro cooperativa, chi è addetto alla farmacia c'è una cooperativa, chi lava i piatti ha una cooperativa e chi cucina ha una cooperativa. Cioè ce ne sono tante, tante persone che noi non conosciamo, ma intanto guadagnano grazie alla nostra sanità pubblica. Purtroppo quello che chiediamo è che si possa migliorare le questioni non solo lavorative, ma soprattutto per i malati. Perché non avendo un contratto a tempo pieno, ma solamente part-time, solitamente avvengono dei buchi all'interno del servizio sanitario, quando potrebbero benissimo tenere i turni efficienti a 8 ore per tutti quanti, invece ci troviamo a lottare ancora, perché noi prendiamo una miseria di stipendio e non va bene.